Ciao, sono Teresa, una viaggiatrice LEMAT. La prima parte del viaggio l'ho trascorsa a Borgo Coloti. Siamo arrivati che era buio, attraverso la foresta, lungo una strada che non finiva mai. Pensavamo di esserci persi. Poi, improvvisamente, una cupola illuminata, l'osservatorio astronomico. È uno strumento per osservare nel buio. Ripensandoci dopo, mi sono ricordata che in quel viaggio al buio avevo abbandonato certe ombre che a volte mi pesano tanto. Poi sono arrivati Franco e Anna. Ciao, ben arrivati. Che hanno aperto la porta della nostra nuova casa. Finalmente! Allora, siamo a Borgo Coloti. Borgo Coloti ha una storia antica, il primo impianto è dell'anno 1000, la chiesa di San Lorenzo era già censita nel 1300 ed è stato all'inizio un borgo militare, quindi c'erano due torri di avvistamento, c'era una guarnigione militare che controllava la valle. Poi è stato borgo contadino fino alla fine degli anni 60. Vivevano delle famiglie qui, la valle era molto più abitata e piena di vita. Qui il sabato, in questa che è la casa del barbiere, il sabato tagliavano i capelli, vendevano le sigarette e il sale, e nella casa della torre c'era il fienile, facevano delle feste e quindi tutti gli abitanti della valle arrivavano qui. È stato abbandonato a fine anni 60. Noi l'abbiamo preso nel 2000 e cerchiamo di farlo vivere con lo stesso spirito, con l'idea che chi viene qui ricrea normalmente, ognuno per il suo pezzo, la vita di un piccolo paesino antico in una valle, in una foresta sperduta nel bosco. Un giorno, camminando nella foresta lungo il torrente Carpina, abbiamo trovato anche un pezzo della luna, una roccia particolare, anche se è composta da semplice argilla. Da queste parti la chiamano Jenga. È color grigio argento e si sfalda sotto le mani. Ci si possono fare mille giochi. Forse per questo la luna cambia sempre forma. I primi giorni a Coloti eravamo i soli residenti, ma a casa di Anna e Franco ci sono sempre amici. Stanno preparando il borgo per un gruppo di viaggiatori che arriveranno nel fine settimana. Anche il giardinaggio è gettonatissimo. Una sera Anna ha insegnato come ci si orienta usando il cielo. Poi abbiamo osservato corpi celesti lontanissimi con il grande telescopio. Non mi stancherò mai più di guardare questa volta grandiosa e scintillante. Ci
Ci sono molte cose interessanti nella zona, a poca distanza da Coloti. Una sera siamo andati al palazzo di Angela Paola De Rossi, a Città di Castello. Era una serata speciale, perché il portone del palazzo è stato aperto dalla crudele Angela Paola in persona, che è venuta ad accoglierci direttamente dal passato. Quando uscivo all'esterno per godermi il paesaggio, ma soprattutto volevo godermi l'assoluto silenzio. Veronica è una fantasia, scusate! Nel giardino del palazzo, le ombre degli antichi abitanti danzavano e raccontavano con i loro movimenti tutti i fatti accaduti nei secoli in questo posto bellissimo, svelando così segreti tenuti per troppo tempo nascosti. Piena di curiosità e di coraggio, ho deciso di dedicare la giornata successiva alla ricerca di questi segreti e magari scoprire uno dei misteri della città. Ci siamo addentrati nei sotterranei, dove abbiamo trovato gallerie e cunicoli. Sicuri, temerari e con pochi attrezzi, ci siamo messi a scavare per riportare alla luce il tesoro più ambito. Prova superata. Abbiamo scovato simboli in pietra arenaria, stemmi di corporazioni, animali simbolici e molto di più. Ora, grazie alle MAT, possiamo dire di conoscere meglio Città di Castello e la sua storia. Sabato mi è dispiaciuto lasciare Coloti, ma ero riposata e pronta per conoscere un'altra parte di Umbria, con le MAT.